Bonjour, da qualche parte per la Francia. Nice. Si vede il mio faccione? Quest'oggi siamo di nuovo in giro per la Francia. Come nel precedente episodio, un po' di qua e di là a cercare qualcosina da filmare. Ed eccoci di nuovo in viaggio nelle strade francesi. Quest'oggi affronteremo una parte, non tutta, della famosa Route des Alpes, che è un percorso da Mentone sul Mediterraneo, arriva fino a Thonon-les-Bains, vicino sul lago di Ginevra, attraversando 16 valichi alpini tra i più conosciuti. E in totale si supera 15.713 metri di dislivello, perché molti di questi passi sono sopra i 2.000 metri, 6 per essere esatti. Noi cominceremo la Route des Grandes Alpes da Jaussier, perché si trova sotto il Col della Bonnette, che andremo a fare prima di affrontare la strada. E mentre affrontiamo la salita della Bonnette, vi racconto un po' di questo colle. Il Col della Bonnette è uno dei più importanti passi alpini delle Alpi francesi,
caratterizzato che molte volte ci passa il Tour de France. Ha un'altitudine di 2715 metri, ma in realtà, arrivati sulla cima, si può percorrere un anello costruito apposta per far arrivare la strada a 2801 metri, rendendola la strada asfaltata più alta d'Europa. Comunque si trova vicino al confine con l'Italia all'interno del Parco Nazionale del Mercator e segna il confine tra le Alpi Marittime e le Alpi dell'Alta Provenza. La strada è stata costruita nel 1961 come parte di un'autostrada che collega Nizza a Brianson. In realtà l'originale strada sterrata esisteva fin dal 1860, ma l'ultima strada della cima della Bonnette fu costruita tra il 1960 e il 1961, quindi 100 anni dopo. In cima è anche presente una targa nel punto più alto, nei 2802 metri, che riporta l'inaugurazione dell'apertura della strada, parlando del fatto che collega Nizza a Brianson dal 1860 per volere dell'imperatore Napoleone III ed è stata inaugurata l'asfaltatura nel 1961. Spero di non essere visto troppo traballante perché c'è un po' di vento. Comunque, benvenuti sul Col della Bonnette. Io con questo paesaggismo vi lascio. E risalgo in moto per i prossimi obiettivi della giornata. Speriamo in bene. Il pont du Châtelet. Questo ponte è stato costruito tra il 1880 e il 1882 su questa gola sul fiume Ubaye. Questa gola alta quasi 200 metri, sembra costruito per sostenere queste due
costoni di roccia ed è l'unico collegamento che ha la valle per arrivare alla frazione di Foyillohaus. Spero di averlo pronunciato bene. Comunque, visto che tutto il mondo è paese, anche questo è considerato uno di quei ponti del diavolo, come li chiamiamo noi in Italia, che ce ne sono tantissimi, i cui per costruirlo in questi posti impervi si chiedeva aiuto al diavolo. Il diavolo chiedeva come prezzo la prima anima che avrebbe attraversato un ponte. Di solito si faceva attraversare un cane, un mulo o una capra, e comunque il diavolo, arrabbiato che non aveva ricevuto una anima umana, non prendeva l'anima dell'animale e comunque rimaneva sempre fregato. Sono posti che offrono sempre grandi panorami. Shish. 2 anni dopo la costruzione del ponte, nel 1884, fu anche finita la perforazione del piccolo tunnel che supera l'ultimo costone di roccia per arrivare alla frazione. L'ultima parte del lavoro: costruito il ponte, perforata la montagna, la frazione era collegata. Durante la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, nel 1944, il ponte fu minato dai partigiani e fatto saltare. Però saltò solamente la carreggiata sopra. L'arco e la struttura resistette alla mina e quindi poi fu restaurato alla fine del 45. Si cammina ogni tanto. Continuando sul nostro percorso, incontriamo il Col Duisoard, che ci separa dal nostro arrivo a Brianzon. Sempre facente parte della Route des Grandes Alpes, nel versante nord a scendere si trova uno dei rifugi di Napoleone, a quota 2280 metri. Questo colle è anche famoso nell'area del versante meridionale da cui noi stiamo salendo. C'è la zona chiamata la Casse Déserte, che è una zona estremamente rocciosa, descritta da alcuni come un paesaggio lunare, e affrontandolo si capisce il perché. Questo colle, come tanti altri, anche lui è stato
inserito nel percorso del Tour de France e anche quello del Giro d'Italia. Da ricordare il campionissimo Fausto Coppi e anche lo svizzero Pascal Richard, che sono stati finora gli unici corridori a transitare per primi sulla vetta del Colle, sia al Tour che al Giro d'Italia. Coppi compì l'impresa nel Giro e nel Tour nel 49. Nel Giro il suo passaggio in solitaria avvenne durante la leggendaria tappa Cuneo-Pinerolo, nella quale sconfisse Bartali e conquistò la maglia rosa. E anche sulla cima dell'Isoard, a quota 2361 metri, c'è un monumento che ricorda la costruzione della strada del 1861. E con il nostro avvicinarsi a Brianson si conclude il nostro viaggio. Ora risalirò dal passo del Monginevro e mi dirigerò verso casa, dopo un viaggio molto lungo, che tanto voi non guarderete. Ciao!